Questa mattina in piazza Prefettura si tiene dai dipendenti della provincia regionale al quale partecipano i sindaci dei comuni e i deputati regionali, nonché il deputato nazionale. La grave ed anomala situazione finanziaria non consente in alcun modo alla provincia regionale di poter approvare il bilancio di previsione per l'anno 2013, determinando la dichiarazione del dissesto finanziario e insostenibili effetti sul territorio di carattere sociale ed economico. Tra i principali effetti indicati dalla protesta, oltre all'impossibilità di effettuare gli interventi d'urgenza per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale, che potrebbe generare fenomeni di isolamento, il regolare avvio delle lezioni e il proseguo dell'anno scolastico 2013-2014 garantendo le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e il trasferimento degli istituti scolastici. E quindi non è garantito l'inizio dell'anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei soggetti diversamente abili a tutela del loro diritto di studio. Sentiamo le interviste registrate pochi minuti fa. Allora, Giuseppe Adamo, e ora che succede? Allora, quella di oggi è la prima manifestazione organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL e CISL e CUIL della funzione pubblica. Se qualcuno pensa che oggi noi manifestiamo solo ed esclusivamente per quanto attiene alla stipendialità dei dipendenti, si sta sbagliando di grosso. Noi manifestiamo perché questo territorio è devastato dalle scelte della politica. La manifestazione di oggi è il primo passo verso, secondo me, una dichiarazione di sciopero generale del territorio. Perché questa valutazione che noi stiamo facendo? Perché se alla provincia non dovessero arrivare le risorse necessarie per poter chiudere il bilancio di previsione, questo territorio si ritroverà senza poter dare servizi all'utenza. Partiamo con il servizio ai disabili, le strade, i servizi scolastici nella loro complessità. Sostanzialmente è una vertenza del territorio, non è la vertenza solo ed esclusivamente per gli stipendi dei dipendenti della provincia regionale di Enna. Giovanni Lavalle, un territorio sempre più mortificato e più desertificato, dove si arriverà? Beh, infatti questo è un territorio, io lo chiamo ormai il territorio dei commissari. Noi abbiamo commissariamento in tutti gli enti, abbiamo commissariamento all'ASP, commissariamento alla provincia, commissariamento all'ASI e altri. Noi, continuando da questo passo, noi riusciamo non più a avere una democrazia all'interno del nostro territorio. Oggi noi, questo è il primo passo per quanto riguarda la provincia regionale di Enna, il governatore Crocetta con uno spot televisivo ha fatto una legge, ha presentato una legge priva di contenuti, che io la chiamo legge Giletti, in quanto ha abolito tutte le province. Vuole seguire anche con i comuni sotto i 5.000 abitanti, ma da qua già incominciamo a capire che non c'è un malfunzionamento, come diceva il mio collega, per quanto riguarda i servizi. Soffrono i cittadini, soffrono i dipendenti, non abbiamo ancora oggi chiara qual è la funzione che dovrebbero avere questi consorzi se nasceranno, ancora noi a dichiaro non abbiamo nulla. Nino D'Alia, la rivoluzione di Crocetta fin dove si spingerà? La rivoluzione di Crocetta è una rivoluzione ragionieristica, così come i colleghi che mi hanno preceduto, che dicono che i tagli e la difesa del territorio che viene meno. Venendo meno la difesa del territorio vengono meno i servizi. CGL e CISL e UIL, per quello che abbiamo discusso e per quello che porteremo avanti, non lo consentiremo, anche attraverso il disegno di legge che prevede le aree metropolitane. Noi chiediamo che ci sia un'area metropolitana interna con le sue problematiche per la difesa del territorio e dei servizi che sono sempre più depauperato in una provincia che vive già un depauperamento di proprio. E chiediamo con forza, e molto probabilmente i quadri CGL e CISL e UIL che si riuniranno a livello confederale, sfocerà in un incontro di tutte le attività delle organizzazioni sindacali per la difesa e la tutela del territorio e la difesa del diritto di cittadinanza di Enna, così come di Enna, Caltanissetta e Agrigento. Chiediamo noi al governo un'area interna e non furberie, i servizi alla collettività, l'utenza e il mantenimento dei posti occupazionali, che li abbiamo perso tutti. Non abbiamo fabbriche, non abbiamo industrie, non abbiamo indotto, abbiamo solo disagi, disagi e continui disagi. CGL, CISL e UIL non ci stanno, faremo le barricate, faremo tutto quello che la democrazia ci consente e con l'esasperazione non so cosa verrà dopo. Ma questo, come diceva il collega della UIL, è il preludio per uno sciopero generale che coinvolge non solo le organizzazioni sindacali, ma deve coinvolgere
coinvolgere tutti, financo gli ordini professionali, perché non è la piccola maestranza che va via, qua vanno via i cervelli, le intelligenze e il depauperamento di un territorio ancora più massacrato.